Ricordate, quando andate a comprare le banane dovete comprarne almeno due, così almeno una la mangiate. E benvenuti in questa nuova Fit Food Challenge. Qual è il carboidrato per eccellenza dopo il workout, se ben maturo e anche no? Le banane. Da mangiare però, ragazzi. E quindi, vi ricordiamo velocemente le regole. Niente acqua, bisogna masticare il cibo e basta. Yeah, buono. Allora, faremo due tipi di sfide, come in ogni video. La prima sfida consiste in vedere in quanto tempo si riesce a mangiare una banana. Ok? La seconda sfida consiste nel quante banane riusciamo a mangiare in un minuto. Ok, perfetto. Quindi, cominciamo ad andare a dividere le banane e a sbucciarle, ovviamente. Ma le dobbiamo sbucciare con le mani? Omar, guarda questo video. Prima banana sbucciata. Minchia, mangiare una banana così ti riempie, Dio buono. Allora, le banane sicuramente riempiono, eh? Quando finiamo questa challenge avremo un attacco di potassio e zuccheri. Glicemia, portami via. Perché è dritta sta banana? Cioè, di solito le banane sono storte. Questa è dritta. Avrà preso del Viagra prima della la Madonna, ti che posava per martellare. La magia del Viagra. Guarda. Allora, questa volta parti prima tu, perché di solito parto io. Ok, va bene. Però devi usare tu. Il Tina. Sì. Guarda che devi sbloccarlo in carica, perché l'iPhone 7 ormai fa cacare gli aggiornamenti, lo imballano alla grande. Questa è forza dell'amore. Chi secondo noi? E la banana, e la banana. Allora, dimmi quando ci sei, io ti do il via e parti. Ok. Ricordati, se devi bere un goccio d'acqua, perché poi durante la challenge non puoi bere. Aspetta che c'ho un... giusto... quando me l'hai detto mi sei la scatarrata giusta proprio... quella verde banana. 3, 2, 1, via. Sasha Grey non saprebbe far di meglio. Apri la bocca e ci siamo. Ok, 28 secondi e 79 decimi. Cazzo, come con l'uovo. Ottimo. Ci siamo. Ci siamo. Cioè, riesce tutta. Riesce già imbucciata. E te l'hai tolta pure, figurati. Aspetta che mi sciacquo le maniche. Ho rallentato in un punto perché mi sto andando di traverso. Vediamo se facendo magari morsi un pochino più piccoli, perché adesso ho fatto dei morsi abbastanza grossi. Vediamo quanta ne riesco a mangiare. Cioè, in quanto tempo riesco a mangiare? Mi asciugo bene le mani perché prima nella sfida ho fatto fatica. Cioè, apri la bocca tu quando finisci. Cazzo, ogni volta che facciamo queste sfide parto che c'ho il batticuore, anche tu. No, mi dici, cazzo, devo fare... Te l'ho detto, adesso per lavoro le banane le devo mangiare. Adesso però guarda che così siamo... Fa il mangiatore di banane di lavoro. No, allora, prima di iniziare a lavorare ho la banana, no? E sono sempre in ritardo, come sempre, e la banana me la devo mangiare in 30 secondi, quindi sono abituato a questa sfida. Ottimo. Vai piano, Rocco! 3, 2, 1, via! Tu sei un'ottima combustaio, eh? E la Madonna, riesci a stare dentro i tempi, vai. Ok, guarda, figa. 27:37, siamo lì. Secondo me. Questa pensavo fosse un pochino più facile, devo essere sincero. Siamo lì. Se siamo veloci riusciamo a stare sotto il minuto. Siccome ne abbiamo 6, ragazzi, male che vada, ce ne facciamo solo 2 e vediamo di interrompere il tempo, esatto, lì sullo schermo. Poi, ragazzi, dovete sapere che quando noi facciamo queste challenge, di solito non ne facciamo una sola al giorno. Magari in questo momento ne abbiamo fatte altre prima e magari ne facciamo anche altre dopo. No. Quindi
abbiamo già lo stomaco relativamente pieno, però fortunatamente è cibo fit, quindi male che vada togliamo qualche ingrediente della nostra dieta e siamo a posto. Aspetta, le bucce te le butto già via. Che arriva il netturbino, pensa che abbiamo una scimmia in casa. Ragazzi, ci siamo, è arrivato il momento fatidico. Banatidico, insomma. Facciamo scendere la challenge di prima e la banana che abbiamo mangiato adesso. Io le mani fredde. Anch'io, senti? È brutto, ma perché le banane sono ghiacciate. E poi sono molto... sono una via di mezzo, non sono maturissime. Con quella più matura faresti molta più fatica. Quindi la difficoltà nel mangiare una banana è anche determinata dal grado di maturazione, perché se è bella matura è già smasciullata in voi quasi praticamente senza neanche masticare. Poi ragazzi, vorremmo farvi vedere, queste qui erano banane super dotate, non erano banane normali, solitamente le banane pesano un po' di meno. Sì. Quanto pesa una banana tipo questa? Sono banana di Rocco, 130. 130? Secondo me sì. Vediamo. No, una banana media dovrebbe pesare sui 120, questa pesa 145. No, quindi best. Praticamente sono tre chili di roba da mandare giù in un minuto. Guardate, ma si può? Ogni volta che mi fermo, che fa che sbatti i piedi, c'è un cane che mi salta addosso. Basta, fai il bravo. Twist. Ci siamo. In un minuto, giusto? Banane in mano, in un minuto. Dai tu il via, do via, via. Ci sei, sei pronto? Devi bere, tutto a posto? Sì. 3, 2, 1, via. Secondi, ma ce l'avrei fatta malapena mangiare uno spicchio tanto così di banana. Un minuto e due secondi e ce l'ho. Come ti senti la... una merda, tutta la lingua legata. Ho la lingua che sembra umida, non so perché. Mamma mia. Perché non sono perfettamente mature, quando sono un po' verdi ti lega la lingua. Però non so che proprietà. Adesso ragazzi usiamo la nostra applicazione fantastica MyFitnessPal e vediamo quante calorie ha una banana. Una banana più o meno 83 calorie, di cui 22 grammi di carboidrati, 0 di grassi e 0,8 di proteine. Fate voi il conto per 3 ed è quello che abbiamo mangiato. Sono 250 calorie. E comunque sono pieno, devo essere sincero. Perfetto ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, se non vi è piaciuto mettete un mi piace. Commentate il video, suggeriteci altre Fit Food Challenge che cercheremo di registrarle e divertirvi. Mi raccomando ragazzi, le banane vanno in bocca, non vanno nel...